Recensione di Vigilante per Sega Master System, o se preferite la pronuncia inglese, Vigilante. Come sono internazionale? La copertina a me non è mai piaciuta perché l'eroe principale ha un volto che è una via di mezzo tra He-Man e Rocky Balboa, non si capisce bene, non mi piace proprio il disegno, però almeno è pertinente. La tua bellissima fidanzata è stata rapita da una banda diabolica di strangolatori e di punk. Chissà perché nei videogiochi di fine anni 80, primi anni 90, la ragazza veniva sempre rapita. Nei videogiochi di quegli anni i cattivi non avevano altro da fare che rapire fidanzate. Ma tu sei il vigilante, maestro dell'arte antica del Kung Fu. E quindi ti metti a menar mazzate a destra e a manca per raggiungere la tua amatissima ragazza. Vigilante è un beat'em up a scorrimento orizzontale in cui si avanza su una sola linea, cioè non ci si può spostare in profondità come per esempio in Double Dragon, ma si avanza come in un tradizionale platform bidimensionale. Vigilante ha un gameplay molto simile a Kung Fu Master, tanto che alcuni lo considerano quasi il sequel. Ed è la diretta conversione dell'omonimo arcade. È per un solo giocatore e possiede 5 schemi con tanto di 5 boss di fine livello. Abbiamo un tasto per utilizzare i pugni e uno per i calci. Ci si può abbassare e per saltare bisogna premere entrambi i tasti. Sul libretto di istruzioni c'è scritto che si può fare il calcio volante, però io non ci sono riuscito. Vabbè, incapacità mia, perché sul libretto di istruzioni c'è scritto che si può. Lungo il gioco è possibile trovare i nunchaku, che sono l'unica arma e anche l'unico bonus, non c'è altro. In alto a destra possiamo vedere il numero delle vite e il tempo che scorre, perché abbiamo un tempo entro cui terminare il livello. E in alto a sinistra c'è la nostra energia e quella del boss. L'energia del boss è sempre presente anche all'inizio dello schema, però chiaramente comincerà a scendere quando lo picchiamo, quindi quando siamo alla fine dello schema. È presente anche un'altra mossa, che sarebbe la possibilità di liberarsi dalla presa di alcuni nemici. Infatti alcuni nemici ci tengono, ci trattengono e mentre ci trattengono ci fanno perdere energia. Per liberarsi da questa presa bisogna premere destra e sinistra velocemente. Quindi in questo gioco si avanza da sinistra verso destra, si picchiano tutti i nemici fino ad arrivare al boss. Si picchia anche quello e si passa al livello successivo. Il Nunchaku può essere perso dopo aver subito alcuni colpi e la barra di energia viene ricaricata al massimo all'inizio di ogni schema. La grafica di Vigilante è sicuramente inferiore all'arcade, ma secondo me può essere considerata più che sufficiente per quanto riguarda le capacità del Master System. Anzi, vi dirò che per quanto riguarda i colori, quelli del Master System sono più belli dell'arcade. La riproduzione di tutti gli elementi del videogioco originale mi è sembrata molto convincente, il design di nemici e ambienti è di qualità e comunque nel 1989, data di uscita di questo videogioco, era un bel vedere. Per quanto riguarda il sonoro, va detto che anche se questo videogioco non è mai stato ufficialmente commercializzato in Giappone, poteva sfruttare l'audio FM. Io ho ascoltato il gioco in tutte e due le modalità, sia FM che PSG, e vi posso dire che secondo me in entrambe le versioni l'audio è un punto forte di questo videogioco. In FM è meglio, tanto. Se si ascolta prima FM e poi PSG,
PSG si può rimanere un pochino delusi, ma ad ogni modo secondo me in entrambe le versioni si assiste a una prestazione di qualità. Adesso, così per curiosità, vi faccio ascoltare prima un breve tratto del primo schema con audio PSG e poi lo stesso tratto con audio FM. La giocabilità. Vigilante è un videogioco divertente, è un arcade immediato e dalla semplice fruizione. Sono presenti un sufficiente numero di tipologie diverse di nemici e anche se non ci sono bonus e power up, l'azione non annoia. Peccato che sia incredibilmente facile ed incredibilmente breve. E qui arriviamo anche a parlare della longevità. Vedete, il problema di questo videogioco non è la grafica, non è il sonoro e non è la giocabilità, ma è proprio la longevità. Tra l'altro avete visto, i nemici comuni possono essere saltati e proseguono per la loro strada senza neanche tornare indietro. È proprio più facile rispetto all'arcade e poi è breve. Secondo me, nella conversione avrebbero dovuto almeno raddoppiare i livelli. Era sufficiente obbligare il giocatore ad una seconda run più difficile, magari cambiando il colore dei livelli o di qualche elemento dei livelli, tanto per dare un minimo di varietà. Sarebbe stato sufficiente quello. Magari introdurre una modalità a due giocatori in cui due vigilanti si sfidassero, anche quello poteva essere una cosa carina. E così è davvero... cioè, dura pochissimo questo videogioco. Voi dovete pensare che costavano tanto ai tempi le cartucce. E pagare magari 60-70 mila lire, perché parliamo delle lire, nel 1989 c'erano le lire. Era un po' un sacrificio per noi ragazzini. Il gioco è sicuramente bello. Quindi se io l'avessi comprato all'età di 11 anni... non ne sarei assolutamente rimasto deluso, però lo avrei finito in un giorno, cioè, e questo sarebbe stata un po' una tragedia perché avrei speso tutti quei soldi e poi l'avrei finito subito. Per il resto, ma potrei dirvi che il salto premendo entrambi i tasti è scomodo. Riuscire a fare il calcio volante, non so, io non sono riuscito. Il libretto di istruzioni dice che è possibile. Io ho provato a premere in alto e in basso mentre salta. Fa una cosa strana, ma a me non sembra un calcio volante. Mentre se premo i tasti, io il calcio volante non l'ho visto. Però ragazzi, ripeto, questa potrebbe essere un'incapacità momentanea mia. Sapete, comincio ad avere una certa età e può succedere. Posso anche dirvi che a volte la reazione del nemico è leggerissimamente in ritardo rispetto al pugno, cioè si vede prima l'animazione del pugno e può succedere che a volte l'animazione del nemico che riceve il pugno è leggerissimamente in ritardo. Con alcuni boss, mi pare il secondo e il terzo, mi è capitato di assistere ad una rilevazione delle collisioni sfasatissima, tutta a vantaggio del giocatore, cioè tiravo i pugni nell'aria a distanza dal boss e il boss veniva colpito. Direi che la recensione può considerarsi terminata. Darò la sufficienza perché come conversione secondo me è perfetta, perché il gioco è divertente e perché tecnicamente è assolutamente valido. Però
la longevità è ridicola, davvero ridicola. Mi raccomando, se volete comprarlo, tenete in considerazione questa caratteristica.